parleremo appunto di questo, che è considerato il più grande scrittore russo, almeno quello che ha dato i natali alla letteratura russa, poi vedremo perché e come mai. E ci aiuterà moltissimo un altro grande russo, cioè Chagall, perché ho cercato di abbinare un po' tanto, Chagall poi ha dipinto, ha fatto disegni ispirati proprio all'opera fondamentale di Gogol, cioè Le anime morte, però ecco, tanti altri quadri di Chagall ci ispireranno appunto giustamente per quello che diciamo. Iniziamo infatti proprio con il primo, che è Il circo di Chagall. E pochi autori sono stati interpretati così in modo un po' vario come Gogol, perché per alcuni è stato un istrione, un moralista, un filantropo, un paladino degli umili e per alcuni addirittura quasi un profeta. Tolstoi lo definì il Pascal russo, quindi il filosofo quasi appunto moralista, che è stato considerato comunque uno dei personaggi più importanti della fine dell'Ottocento. Poi la critica più impegnata, quella sovietica, addirittura lo celebrarono come l'antesignano dell'impegno sociale e il creatore del realismo in letteratura. Fu forse semplicemente, nonostante tutto, forse uno dei più grandi scrittori dell'Ottocento, non solo russo, l'iniziatore della letteratura moderna russa, importantissimo per poter poi capire Tolstoi, Dostoevsky e quell'autore che penso si dica Bulgakov e non Bulgakov, Bulgakov, ecco, che è considerato diciamo il continuatore naturale dell'opera di Gogol. Non c'è stato uno scrittore russo che non abbia esaltato Gogol, Pushkin, Chekhov, Dostoevsky. Proprio Dostoevsky disse la celebre frase: siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol. Per dire che chiaramente la letteratura, soprattutto russa, deve qualcosa a quest'uomo. Prima di lui, la letteratura russa, soprattutto nella poesia, celebrava grandi figure eroiche, personaggi mitici che vivevano sulla terra ma sembravano che volassero più che altro in cielo, dei semidei quasi irraggiungibili. E lui fu il primo in assoluto invece a parlare della gente comune, della piccola gente, come si diceva, del barbiere, dell'impiegato, del fruttivendolo, di tutta quell'umanità che si poteva incontrare quotidianamente andando in giro. E con lui quindi il popolo minuto trionfalmente entra nella letteratura, entra con un profilo molto basso, ironico, che sarà un po' la caratteristica, la cifra che lo contraddistinguerà. Se è vero che fu il primo dei grandi dell'Ottocento, fu anche un autore quasi fuori dal tempo, capace di produrre delle opere che ancora oggi sono dense di suggestioni e che anticipano anche molte tendenze che poi il secolo successivo porterà a compimento. È addirittura per tanti il creatore del realismo magico, quel realismo magico che unisce il satirico e il grottesco, ma che nello stesso tempo mette davanti agli occhi di ognuno una realtà sociale che magari viene così sottovalutata. E questo realismo magico, quel realismo magico che
che poi fu un'etichetta per molti scrittori, e viene in mente, parlando di realismo magico, facendo un salto al di là dell'oceano, Gabriel García Márquez, Cent'anni di solitudine e le altre sue opere. E quindi Gogol occupa un posto importantissimo nella letteratura russa, non solo per la sua fantasia, per la sua capacità di descrivere il lato più mediocre dell'umanità, ma anche per la sua forma innovativa di scrittura, tanto che molti storici della letteratura lo considerano addirittura un grande stilista della scrittura. Certamente lui fu il primo dei suoi detrattori, non stimò mai se stesso, non era mai in pace con se stesso, con il mondo, viaggiava moltissimo, era irrequieto, non poteva restare fermo più di tanto in un posto e trovava nel viaggio un antidoto a tutte le sue manie. Non amava la società in cui viveva, ma nello stesso tempo era profondamente calato nel suo tempo e prendeva in giro tutta quella piccola borghesia grassa, ignorante e presuntuosa che lo circondava. La sua vita, anche se breve, la possiamo dividere in tre fasi. Una in cui scopre di essere uno scrittore e attinge a piene mani a quello che è il folklore della sua terra, ricco anche di quel riso popolare che anche a volte con una vena di volgarità smaschera, diciamo, le certezze istituzionali. E fin dagli inizi manifestò anche la sua malattia, sempre latente, una psicosi bipolare, una mezza schizofrenia che gli dava attacchi improvvisi di tristezza, alternati però a momenti di grande esaltazione. La seconda fase della sua vita, quella della maturità, ha il suo epicentro invece in Roma. Vedremo come Roma giocherà, Roma e l'Italia, quindi un ruolo importantissimo nella produzione di Gogol. Qui conosce a Roma la vera e propria felicità, e però poi verrà sempre più influenzato da una setta, i Nazareni, che intaccheranno un po' la sua psiche e anche il suo equilibrio, e questa sarà la terza fase della sua vita, un declino doloroso con una malattia che lo porterà a un'esaltazione quasi mistica fino alla fine. Lui intanto però, e cominciamo a inquadrare il personaggio, era sì russo, ma non è nato propriamente in Russia, ma nel villaggio, e qui mi scuserà sempre signore per il mio russo, di Velikiye Soronichskyj, nel distretto di Mirgorod, che era Ucraina, era il governatorato russo dell'Ucraina. È nato il 20 marzo, secondo il vecchio calendario, o il 1 aprile, secondo il nuovo calendario, del 1809. Non è un caso se nacque, stando al nuovo calendario, il 1 aprile, proprio il giorno del pesce d'aprile, perché lui effettivamente prese in giro e fu sarcastico con tutto il suo tempo, e quindi quasi era un simbolo la nascita in quel giorno. Anzi, anche se poi, come vedremo, era meglio forse il 2 novembre o la notte di Valpurga per l'umore che poi lo porterà a questa sua esaltazione quasi mistica. In quel villaggio dell'Ucraina orientale in cui nacque Gogol, ancora oggi nessuno ha dubbio. L'autore è un autore
profondamente ucraino, ma visto che scriveva in russo, perché ovviamente era la lingua ufficiale dell'impero russo, non si può nemmeno negare che fosse un autore russo a tutti gli effetti, ma è chiaro che è nato lì in questa regione, e allora scrivere nella lingua dello zar dava sicuramente più visibilità che usare quello che era considerato più o meno che un dialetto o una lingua secondaria come quella ucraina. Poi ha vissuto comunque moltissimi anni a San Pietroburgo, quindi nel cuore dell'impero russo, nella capitale, e però lui rimarrà sempre legato alle canzoni popolari ucraine della sua gente, e questo spirito popolare contadino verrà diciamo espresso in tante sue pagine. Del resto lui stesso conosceva ovviamente entrambe le lingue, l'ucraino e il russo, e l'Ucraina che lui ci descrive nei suoi libri, soprattutto i primi, è molto anche di fantasia inventata, quasi fiabesca, quasi diciamo mitizzata, e quindi le informazioni che abbiamo del suo periodo della sua terra natale era solo appunto quelle informazioni che aveva lasciato la madre, che era rimasta invece sempre lì nel suo paese, della Mala Rossia, cioè di come veniva chiamata diciamo quella parte dell'impero russo. Russia e Ucraina comunque continuano a disputarsi la paternità di Gogol. Nel 2009, per i 200 anni dalla nascita, allora presidente ucraino c'era Viktor Yushchenko, e lo definì il più grande ucraino della storia, mentre il premier russo, che anche allora era Vladimir Putin, disse: Gogol è un eminente scrittore russo che con la sua opera unisce indissolubilmente due popoli fratelli, quello russo e quello ucraino. E quindi, anche se russi e ucraini sono divisi ormai politicamente, a unirli nei secoli c'è questo filo rosso della letteratura, perché appunto non a caso ho citato anche Bulgakov, anche lui nato in Ucraina ma grande scrittore russo, quindi questa simbiosi, questa osmosi tra questi due mondi è perenne. La famiglia di Gogol apparteneva alla piccola nobiltà dei tempi, i genitori erano dei proprietari terrieri di medio livello e possedevano 400 servi della gleba, 400 anime, come si individuavano allora appunto i servi. Infatti i contadini poveri erano chiamati anime perché effettivamente erano quasi proprietà assoluta del padrone, quindi anima e corpo era in mano a chi gli dava diciamo il lavoro. E il padre di Gogol era Vassili Afanasievich, un buon tempone, un allegrone, sempre pronto allo scherzo, appassionato del folklore locale, e si era fatto diciamo un piccolo nome nella cerchia ristretta in cui agiva, come autore di teatro in lingua ucraina, di divertenti pièce teatrali. E Gogol attinse proprio dal padre questo amore per le tradizioni e il folklore della sua terra. Invece la madre, Maria Ivanovna Kosiarovskaya, speriamo che sia giusto, era una donna della forte personalità, una donna severa, intransigente, molto pia, incline
al misticismo religioso, quasi alla superstizione, e sarà l'altro lato del Gogol che poi, appunto, come dicevo, nella maturità riaffiorirà sempre più preponderantemente. Lui era comunque il primo di sei figli, allora le famiglie numerose erano chiaramente all'ordine del giorno, due maschi e quattro femmine. Ivan, che nacque un anno dopo di lui nel 1810, Maria nell'11, Anna nel 21, Elisabetta nel 23 e infine Olga nel 25. Quindi una bella famiglia. E lui, Nicolai, è di costituzione abbastanza gracile, delicata, ma è un bambino molto sensibile e molto influenzabile, influenzato dallo spirito allegro del padre e dalla severità della madre. E lui amava moltissimo la madre, anche se chiaramente era più attratto dal padre che lo divertiva con tutti i suoi scherzi e il suo spirito giocoso. Un ricco parente della madre, divenne, che era un ex segretario di Stato, divenne in qualche modo il protettore della famiglia e appunto giocherà un ruolo fondamentale per far crescere tutti questi ragazzi. Lui trascorre la sua infanzia vicino a Mirgorod, a Vasilevka, che faceva parte di una delle proprietà appunto paterne, e già da piccolo dimostrava di avere un carattere anche un po' difficile, perché si isolava spesso dai compagni, rimaneva taciturno e il padre gli mise subito a disposizione la sua vasta biblioteca e lui incominciò a divorare libri e la sua fantasia già diciamo innata incominciò ad essere nutrita anche dalle buone letture e incominciò quindi a scrivere anche molto presto. Ma a quei tempi ovviamente la lingua materna, l'ucraino, era semplicemente un dialetto, la vera lingua, quella della letteratura, era il russo. E il russo agli inizi dell'Ottocento aveva ancora un po' quei caratteri di lingua libresca, di appena uscita dallo slavo ecclesiastico. I modelli letterari erano un po' quelli, e quello leggeva il piccolo Nicolai. Il russo lo imparava a scuola, non aveva sempre degli ottimi voti, e anche da adulto ebbe qualche volta qualche incertezza lessicale, addirittura ortografica, che metteva un po' in difficoltà chi doveva poi leggerlo. Così incominciò a inserire anche nei suoi testi delle espressioni un po' tipiche ucraine legate alla sua terra, e quindi quell'uso del linguaggio parlato creò inevitabilmente una specie di rivoluzione nella letteratura russa, così un po' sedimentata nella parte, diciamo, come dicevo, ecclesiastico ufficiale. E contribuì a questa sua connotazione anche la critica che gli rimproverava appunto l'uso del linguaggio popolare, inconsciamente diede là a un seguito che in Russia divenne la scuola naturale, cioè lo scrivere al di fuori dei parametri così circoscritti dell'ufficialità. Nel 1818, questa è la bellissima chiesa di San Simeone a Poltava, e Poltava nell'agosto del 1818 aveva l'istituto superiore dove andò insieme al fratello Ivan a studiare anche Nicolai. Entrambi i fratelli non destarono una grossa impressione agli insegnanti e frequentano la scuola un po' quando si ricordano, non sono degli studenti
modelli. Addirittura l'anno dopo che i due frequentano l'istituto, il fratello muore in circostanze non ben chiarite a soli 9 anni. E Nicolai continuerà i suoi studi e nel 1820 proprio lì si iscrive al ginnasio. E anche al ginnasio non è che si impegni così tanto e ha tante anche difficoltà nello studio delle lingue, nell'apprendere le lingue che segnatamente allora per i russi era principalmente il francese. I suoi interessi sono comunque quelli della letteratura, del disegno, anzi la sua vera passione è il teatro, ama recitare. Già da piccolo, sicuramente influenzato dal padre, aveva messo in scena dei piccoli monologhi divertenti che si scriveva da sé. Recitava bene, tanto che da adolescente pensava seriamente di intraprendere una carriera come attore. E diventa anche quindi frequentatore dei teatri, soprattutto del teatro locale, dove recita un attore che in Russia allora era il più popolare, questo Shchepkin, che diventerà, diciamo, la star di tutti i teatri russi ottocenteschi. Tra il 21 e il 28 studia poi a Nezin al liceo, dove legge i libri che i suoi educatori gli hanno fatto scoprire, sono Schiller e Goethe, i romantici tedeschi, ma poi anche Shakespeare, Molière, Goldoni, Walter Scott e anche la letteratura russa nascente che ha il suo più grosso rappresentante in Pushkin. Tiene un diario da allora, un diario che intitola L'enciclopedia portata di mano, annota quello che man mano lo colpisce e scrive anche il suo primo tentativo letterario, questo Hans Kulturgarten, che risente ovviamente un po' dei toni allora in voga. Il 23 marzo del 1825 muore però il padre. E lui, con la perdita del padre, si concentra ovviamente nell'abbraccio della madre e diviene quasi un rapporto morboso tra i due. E addirittura lui, nell'ultimo periodo in cui credeva di essere un messia calato in terra per grandi opere, la madre lo fu la prima a giudicarlo un genio a cui si dovevano rispetto e venerazione. Anche se lui effettivamente fu un uomo, lo vedremo, un po' privo di affetti, era sì devoto nei confronti della madre, ma non provò mai granché tenerezza verso nessuno. Fu sempre sollecito anche con le sorelle, ma senza una grande considerazione. E era profondamente consapevole che né la madre né le sorelle, forse nessuno poteva comprenderlo appieno. E scrive, quando muore il padre, questa lettera alla madre il 23 aprile del 1825. Non preoccupatevi, mammina carissima. Io ho sopportato questo colpo con la forza di vero cristiano. In effetti, dapprima fui terribilmente colpito dalla notizia, però non detti a vedere ad alcuno che ero addolorato. Rimasto solo, mi abbandonai a tutto l'impeto di una folle disperazione. Volevo persino attentare alla mia esistenza, ma il Signore me ne trattenne. E verso sera notai in me solo una tristezza, ma ormai non più impetuosa, la quale infine si mutò in lieve, appena percettibile malinconia, mista ad un sentimento di venerazione per l'Altissimo. Ti benedico, o Santa Fede, in te sola io trovo fonte del mio conforto e lenimento del mio dolore. Dunque, mammina carissima, io sono tranquillo, benché non possa essere felice. Avendo perduto il migliore dei padri, l'amico più fedele,
ciò che di più caro avevo al cuore. Ho scelto questa lettera perché c'è tutto Gogol già in questa lettera del 1825, come vedete, quel misticismo, quell'affrontare, diciamo, la vita e questa devozione che gli fa essere fedele ai suoi affetti, ma affetti che alla fin fine, come abbiamo detto, non scalfiscono lui più di quel tanto. Comincia a scrivere proprio in questo anno, in questo 1825, è un po' un paradosso che lui, che appunto si dedica alla scrittura, non creda all'arte, alla letteratura, crede che il suo destino sia qualche cosa d'altro in quegli anni. Si sentiva come chiamato da Dio per compiere una grande missione per il bene degli uomini, e quando scriveva si rendeva conto che di fatto il suo compito era tutt'altro. Lo scrive in una lettera di qualche anno dopo, del 3 ottobre 1827, una lettera che indirizza al suo zio Konstantinovsky, e quello che, morto il padre, è diventato di fatto il suo maggior confidente. Fin dai tempi più lontani, dall'età in cui non avevo ancora quasi discernimento, ardevo di un inestinguibile zelo di rendere la mia esistenza necessaria al bene della patria, e anelavo a recare sia pur la più piccola utilità. Il pensiero angoscioso che non potessi, che me lo impedissero, che non mi dessero modo di arrecare quella più piccola utilità, mi gettava in un profondo abbattimento. Un sudor gelido mi imperlava la fronte al pensiero che forse avrei dovuto perire nella polvere senza segnare il mio nome di alcuna cosa bella. Essere al mondo e non lasciare traccia della propria esistenza è terribile per me. Nella mente ho passato in rassegna tutte le mansioni, tutte le funzioni esistenti nello Stato, e mi sono fermato su di una, la giustizia. Ho visto che qui vi è da operare assai più che non altrove, che solo io posso essere una provvidenza, che solo qui io sarò veramente utile all'umanità. La giustizia male amministrata, la peggior piaga del mondo, ha sempre contristato più di ogni altra cosa il mio cuore. Ho giurato di non perdere un solo istante della mia breve esistenza senza operare il bene. Per 2 anni mi sono dedicato assiduamente allo studio del diritto delle altre nazioni e di quello naturale. Adesso mi occupo del nostro. Si compiranno questi miei alti disegni, o l'oscurità li coprirà con la sua nube caliginosa? Siamo nell'Ottocento, ovviamente questa missione del letterato, del colto nel mondo, serpeggia in tutta Europa. Mi viene in mente Hugo che ha scritto una poesia, La missione di poeta, che appunto in cui il poeta è proprio il trascinatore, quello che è sceso a dare all'umanità il senso della strada da seguire per vincere appunto tutte le debolezze umane. E Gogol non è da meno e porta con sé appunto un po' tutto questo, questa atmosfera che percepisce, e lui in più appunto con questo misticismo che fa ogni volta capolino. Con scarsi risultati riesce a finire il ginnasio e nel 1828, a 19 anni, approda per la prima volta nella capitale dell'impero zarista. Dopo l'Ucraina natale si immaginava di arrivare a San Pietroburgo come in un luogo quasi paradisiaco, dove poteva realizzare tutte queste sue alte ambizioni. E come scriverà poi invece più tardi, nel 1846, ai suoi amici: a Pietroburgo avrei voluto seminare il bene e lavorare al servizio del mondo. Lui, che era nato là, nell'estrema periferia dell'impero,
e che non aveva così vissuto niente di notevole fino allora, arriva con questo suo primo viaggio nella grande capitale con quel candore un po' del provinciale che per la prima volta si ritrova in una metropoli, in una grande città, e tutto è il pretesto per la meraviglia, spalanca i suoi occhi davanti a questa nuova realtà. Scrive questo atteggiamento in un racconto, La notte prima di Natale, e con queste sue parole ci dà l'idea di cosa è questo suo primo impatto a San Pietroburgo. Questo è Kandinsky, ovviamente, Mosca. E l'aria era un immenso sfolgorio, rumori, fracasso, luci. Muraglie di quattro piani si slanciavano in aria da ambo i lati. Carrozze passavano come turbini. Il fragore delle ruote degli zoccoli dei cavalli scrosciava come un tuono, assalendo da tutte le direzioni. I ponti tremavano, i cocchieri, i postiglioni sciabolavano l'aria di grida. La neve strideva sotto mille slitte sfreccianti in ogni dove. I passanti si addensavano in una calca compatta sotto i palazzi e le loro ombre gigantesche apparivano e sparivano lungo le muraglie, radendo col capo i comignoli e i tetti. E questo è il mondo vorticoso in cui si ritrova e lui arriva nella capitale deciso a conquistarsi il suo posto, la sua fama, il denaro, soprattutto l'uniforme da ministro. Ma una volta in città lui ha una lettera di raccomandazioni, ovviamente, del senatore Tronscinski, che deve esibire al ministero per avere l'incarico, e però viene travolto dalla città e comincia a frequentare i teatri, i negozi, si compra scarpe, guanti, cappelli nuovi. E dà fondo praticamente a quel piccolo gruzzolo che la madre gli aveva dato per affrontare il viaggio. E quando alla fine si presentò nell'anticamera del ministero, quel ministero che avrebbe dovuto spalancargli le porte, visto anche la raccomandazione pesante che ha in mano, troverà difficoltà, ci metterà più di un anno a trovare l'impiego da piccolo funzionario quale poteva ambire. Gogol, fin dall'adolescenza, aveva sempre nutrito una fiducia illimitata nelle sue qualità di burocrate e considerava infatti quello che scriveva nient'altro che un divertissement, un qualche cosa che faceva per divertirsi senza prendere granché sul serio i suoi scritti. Di fatto, ancora arrivando nella capitale, pensa di fare tutt'altro rispetto di essere un letterato. La letteratura per lui è solamente un gioco. Lui vuole diventare politico, vuole diventare un riformatore sociale e quando inizia a lavorare come burocrate non riesce però ad abbandonare questa sua passione letteraria che la città, la grigia e nordica città russa dove deve vivere gli ispira. Lui che viene da posti diciamo più lontani e meno grigi e meno freddi. Sapete che San Pietroburgo è stata una città inventata da Pietro il Grande in una zona paludosa, fredda, malsana, dove ha costruito, diciamo, grazie a tanti architetti, architetti anche italiani, quel gioiello che è ancora oggi. Pietroburgo gli appare fin da subito molto diversa da come se l'era immaginata. La casa in cui affitta un piccolo appartamento gli sembra più un bazar che una casa. Ci vivono un sarto, un calzolaio, uno stagnino, un rigattiere, un mercante di tabacco e una levatrice, tutti assieme. Questa è sempre Chagall, la casa blu, e mi sembrava proprio attinente a quello che stiamo dicendo. Conduce quindi una vita abbastanza grama, fa fatica,
come si suol dire, a racimolare qualche soldo per la cena e per non sentire il freddo e la solitudine di quella modesta camera in affitto che ha, si mette a scrivere dei racconti su questa Ucraina fantastica che quasi esalta con il ricordo e rivive quasi con nostalgia, il suo suolo natale e incomincia a far leggere qualcosa nei circoli intellettuali che a San Pietroburgo fioriscono. E qui ovviamente diventa uno scrittore che si alimenta per i suoi scritti di quello che vede in giro e delle riflessioni che fa su quello che vede. Quella città gli appare come una città artificiale, effettivamente lo era, in cui abita un grande demone, il diavolo della mediocrità, della trivialità. E un altro grande russo, Nabokov, di San Pietroburgo dirà: Tutto è falsamente importante, falsamente bello, falsamente intelligente, falsamente seducente. ecco, questa artificiosità di San Pietroburgo, che come dico di fatto è nata artificiosamente, creata laddove non c'era nulla, sarà appunto un'altra delle caratteristiche appunto che caratterizzerà un po' il pensiero di Gogol. Però a un certo punto incomincia ad avere proprio un'avversione per questa metropoli, una metropoli che lui sente che addirittura gli fa male al fisico, non sta bene, è continuamente devastato dalla tosse, dal raffreddore, dalla malattia. E questo grigiore, questo spirito burocratico e mercantilesco della città sente che lo rovina. E dopo soltanto pochi mesi che è in questa situazione, scrive alla madre: Vi è uno straordinario silenzio. Nessuno spirito brilla nel popolo. Non vi sono che impiegati e funzionari. Tutti parlano di sezioni e di ministeri. Tutto è soffocato, impantanato in occupazioni oziose, insignificanti, nelle quali essi sprecano infruttuosamente la loro esistenza. È quanto mai divertente incrociarli per i corsi sui marciapiedi. Sono a tal punto immersi nei loro pensieri che passando accanto li senti borbottare e parlottare con se stessi. Alcuni condiscono il discorso con movimenti del corpo e gesti delle mani. Alla fine fu quasi convinto che appunto la vocazione del burocrate non era proprio quella più vicina al suo animo, e ripiega quasi sulla letteratura per poter fare qualcosa e per cercare di guadagnare anche qualche soldino, e quindi la letteratura diventa un ripiego che poi così lo abbraccia, lo stringe in una morsa. E pubblica nel 1829 una poesia che significativamente si intitola Italia, quindi questo legame con l'Italia fin da subito si fa avanti. E poi a sue spese, come giustamente gli autori all'inizio devono fare, pubblica il suo poema Hans Kuhlkengarten, quel poema, questo idillio scritto sull'influenza di Schiller quando ancora era al liceo. Ma chiaramente la critica stronca impietosamente quest'opera. Allora lui esce, compra tutti gli esemplari che riesce a raccattare e li brucia perché non rimanga nessuna traccia del suo scritto. E questo bruciare i manoscritti sarà proprio un fil rouge che lo perseguiterà per tutta la vita. Vedremo come e perché. E ancora, per citare Bulgakov, però scriverà: i manoscritti non bruciano. E infatti anche lui, che
fu condannato al silenzio per questioni politiche, i manoscritti che brucerà però sono sopravvissuti e così vedremo anche per Gogol. Il dispiacere e la delusione è enorme, si rende conto che è la seconda grande delusione che San Pietroburgo gli ha dato. Voleva essere un burocrate del ministero e non è andata bene, voleva essere un grande letterato e l'hanno già stroncato. Per cui il 24 luglio del 1829 scrive alla madre. Dovunque, nel modo più assoluto, sono andato incontro unicamente ad insuccessi. E ciò che è più sorprendente, laddove non c'era proprio da aspettarseli. Perciò, una volta fatto un rogo di tutto quello che aveva scritto, decide di lasciare San Pietroburgo e scappa, scappa come uso suo di scappare quando qualcosa non va, va in Germania, va a Lubecca, con la prospettiva proprio lì di incominciare una nuova vita su nuovi presupposti che nemmeno lui sapeva immaginarsi e ancora qua arriva in Germania come se fosse la terra promessa, sempre queste grandi aspettative nei suoi viaggi e corre incontro al suo destino più forte che mai, ma si incassa subito la somma che la madre gli aveva mandato per riscattare una vecchia ipoteca e come sempre appunto compromette la stabilità familiare spendendo così dissennatamente quei pochi risparmi che la madre gli manda ancora. Ma capisce che appunto ha fatto anche qui un'azione un po' sconsiderata e scrive ancora alla madre dicendo di rinunciare fin da subito alla sua eredità. Io ho dato parola di non esigere più nulla da voi e di non mandarvi più in rovina così disonestamente. Anche se appunto con i denari avrà sempre un rapporto un po' particolare e si aspetterà sempre quasi dei miracoli dai viaggi, la fine di un'angoscia, l'ispirazione per un nuovo romanzo, l'annullamento di qualche peccato commesso, la guarigione soprattutto dei suoi tanti mali fisici. Gogol credette sempre in modo assoluto però di essere chiamato da Dio a compiere il bene per gli uomini e considererà proprio questo come il suo mandato, lo scopo della sua azione. E ci fa capire questo anche la sua mania di viaggiare, la necessità di fuggire ad ogni delusione dal luogo in cui è maturata questa delusione, quasi proprio per cancellare fisicamente ogni ricordo delle sue brutte esperienze. E nello stesso tempo rimarrà sempre vincolato a quelle ossessioni mistico-religiose che fin dai tempi dell'infanzia la madre gli ha come stilato, gli ha come suggerito. E quindi questo suo misticismo lo porterà poi gradualmente verso addirittura la pazzia. Ma per sua disgrazia anche la fuga in Germania fu infelice, tutto sembrò andargli storto fin dall'inizio. Per andare in Germania, ovviamente, da San Pietroburgo va in battello sul Baltico, un viaggio di 6 giorni, ma di solito il Baltico è un mare abbastanza quieto, perché è un cosiddetto mare anche questo interno. Invece lui, proprio sfortunatamente, mentre sta andando a Lubecca, è immerso in una tempesta violentissima che chiaramente ha come effetto di farlo stare male, mal di mare, tutto il viaggio. E quindi ha 6 giorni terribili su questo piroscafo sballottato nel Mar Baltico, ma quando poi sbarca finalmente, la Germania, si rende conto, non è quel paese dei suoi sogni. Mi apparve come un villaggio da tempo noto, che io fossi uso a vedere di frequente.
Non ho provato alcuna commozione speciale. E si sente tradito, tradito soprattutto da quei poeti tedeschi che l'avevano nutrito da giovane, no? Quindi i grandi romantici, però ormai ha dato fondo alle sue sostanze, è arrivato lì e non gli resta che far buon viso a cattiva sorte. E da Lubecca va Travemünde, e anche qui questo viaggio lo spiega con queste parole alla madre. Io mi pare ho perfino dimenticato di dirvi la ragione essenziale che mi ha spinto a partire per Lubecca. Durante la primavera e l'estate, quasi per l'intero tempo fui malato. Ora, benché guarito, mi è venuto un grande sfogo alla faccia e alle mani. Ma poi quasi si giustifica e dice che ci sono state delle necessità improrogabili che l'hanno spinto a fare questo viaggio. Dio mi ha additato il cammino in terra straniera affinché io educhi le passioni nel silenzio, nella solitudine, mi elevi di qualche gradino verso una sfera superiore da cui sia in grado di profondere il bene e di giovare al mondo. Ma tant'è, una volta finiti i soldi non gli resta che tornarsene in Russia, perché deve cercarsi un altro detestato impiego per poter sopravvivere. E così siamo arrivati nel 1830, lui ha 21 anni, questo è Chagall, Gogol e me, e infatti appunto è lui che si... In questo disegno si mette a confronto con il grande autore, cioè un grandissimo legame tra i due, e a 21 anni trova un impiego, finalmente un impiego da scrivano presso il Dipartimento dell'Economia Statale degli Immobili Pubblici, e continua però a scrivere con vari pseudonimi, non ha il coraggio di mettere la sua firma, fa pubblicare su una rivista un racconto, ma in ufficio non è molto zelante, non è che si dia tanto da fare, anzi arriva che sono più i giorni che non si presenta che quelli che va, e arriva solamente il giorno in cui deve riscuotere lo stipendio, ma alla madre il 10 febbraio del 1831 scrive ancora: ringrazio la mano divina per le avversità e gli insuccessi, per me sono stati l'educazione migliore. Però ha un incontro importante, conosce Pushkin, e questa amicizia segnerà veramente una grossa influenza e un convincimento per Gogol a proseguire nella letteratura. Pushkin era per lui un vero e proprio idolo. Arrivato a San Pietroburgo si era precipitato a casa di Pushkin per andare a conoscerlo. Quando arriva alla casa trema, non riesce nemmeno a proferire parole. Alla porta dell'appartamento è talmente intimorito che invece di suonare il campanello torna indietro, va in pasticceria, si beve 3 bicchieri di cordiale per farsi forza per andare dal grande uomo. Poi torna e chiede alla serva: è la casa di Aleksandr Sergeevich? Sergeevich, pardon. Sì, Sergeevich, ok. Sì, è questa, ma adesso vuole dormire. Sicuramente ha lavorato tutta la notte, ha scritto poesie? No, non ha proprio lavorato, ha giocato a carte tutta la notte. Chiaramente anche i grandi scrittori e poeti, quando non scrivono, fanno dell'altro. Ma nel 1831 riesce finalmente a far pubblicare una serie di racconti, e è il primo volume, la prima opera importante di Gogol, è questo Veglie alla fattoria presso Didanka, è il suo vero e proprio ingresso nella letteratura. Sono 8 racconti che lui ha scritto tra il 1829 e il 1832,
e che verranno pubblicati poi in due volumi tra il 1831 e il 1832. Sono racconti che hanno il forte connotato folcloristico, leggende, mondo fantastico della sua Ucraina, memorie storiche dei cosacchi, della tradizione della sua terra. Lui, che è originario di questa regione del meridione dell'impero russo, si serve un po' della sua esperienza ucraina per caratterizzare in modo quasi fantasioso i suoi racconti, racconti pieni di vita che diciamo, descrivono una realtà enfatizzata, quasi diventata utopica, un mondo però pieno di semplicità, di spensieratezza, di gioia di vivere. Evoca anche la natura e sarà un altro delle sue grandi, diciamo, della sua grande passione di poter scrivere della natura russa e di queste notti incantate sotto il cielo stellato, della campagna ucraina. E poi ci sono, fin da subito nei racconti, i diavoli, le streghe, gli stregoni, che invece di essere questi spiriti malvagi che impauriscono gli uomini sono quasi, diciamo, l'aspetto anche qui folcloristico e gioviale della vita e è una specie di antidoto verso nei confronti della morte che si risolve appunto con il riso. Nella letteratura russa il diavolo, l'immagine del diavolo è una costante. E anche qui, scusate se cito sempre Bulgakov, ma è proprio estremamente legato. L'opera principale di Bulgakov, Il Maestro e Margherita, ha come principale interprete proprio Voland, che è il diavolo che è arrivato a Mosca e che ha creato lo Zinzania. E anche qui leggiamo un brano dalle veglie di una fattoria presso di Danca, anche qui parliamo del diavolo. Intanto il diavolo si era avvicinato zitto zitto alla luna ed aveva già allungato una mano per afferrarla quando la ritrasse di colpo, quasi si fosse scottato. Prese a succhiarsi le dita, a saltellare sulle zampe e di corsa girò dal lato opposto e di nuovo balzò indietro e ritrasse la mano. Ciononostante, malgrado questi insuccessi, l'astuto demonio non rinunciò al suo progetto. Presa la rincorsa, afferrò la luna ad un colpo con tutte e due le mani. Facendo smorfie e soffiandovi, la palleggiò come un contadino che abbia preso una brace della pipa sul palmo nudo della mano e alla fine la cacciò spavaldo in tasca e continuò oltre come se niente fosse. A Dikanka nessuno sentì come il diavolo avesse rubato la luna. Vero è che lo scrivano comunale, uscendo a quattro gambe dall'osteria, notò che ad un tratto e senza alcuna ragione la luna si era messa a ballare per il cielo. E lo disse, giurando, davanti a tutto il villaggio. Ma i compaesani scossero la testa e perfino lo presero in giro. Ma per quale motivo il diavolo aveva deciso di compiere un atto così insensato? Ecco il motivo. Sapeva che Kub, facoltoso cosacco, era stato invitato a mangiare la kutia in casa del diacono, dove ci sarebbero stati il sindaco, un parente del diacono arrivato dalla cantoria vescovile con un soprabito turchino e con una voce da basso profondo, il cosacco Prudi Bernoccolo e qualcun altro ancora. Dove, a parte la detta kutia, ci sarebbero stati zozza bollita con frutta e miele, vodka allo zafferano e una gran quantità di cibo d'ogni genere e specie. Ma nello stesso tempo sua figlia, la più grande bellezza del villaggio, sarebbe rimasta a casa sola. E da questa figlia sarebbe venuto senza alcun dubbio il fabbro, un pezzo di giovanotto forte da mettere paura, che al diavolo stava particolarmente antipatico anche più delle prediche di padre Kondrat. Il fabbro, nelle ore in cui era libero dalle occupazioni, si appassionava a dipingere ed aveva fama di essere il miglior pittore del contado. Il centurione, il coin persona, ai tempi ancora vivo e vegeto,
lo aveva chiamato appositamente a Poltava per fargli dipingere le stecche della palizzata che circondava la casa. Tutte le ciotole in cui i cosacchi di Dikanka mangiavano la minestra erano state dipinte dal fabbro. Il fabbro era un uomo pio e dipingeva spesso immagini sacre. Si può ammirare ancora oggi nella chiesa di T un suo San Luca evangelista. Ma il massimo della sua maestria era un quadro dipinto sulla parete nell'atrio destro della chiesa, dove aveva raffigurato San Pietro nel giorno del giudizio universale, mentre con le chiavi in pugno cacciava dall'inferno il demonio. Il demonio saltellava all'impazzata, presentendo la fine imminente, e i dannati fino ad allora prigionieri lo flagellavano e gli davano la caccia con verze, mazzapiche e quant'altro capitava loro sotto mano. Durante il tempo in cui il fabbro stava lavorando al quadro e lo dipingeva su di una grande tavola di legno, il demonio aveva cercato di nuocergli in tutti i modi. Invisibile gli aveva urtato il gomito, aveva fatto volare la cenere dal crogiolo della fucina e aveva imbrattato con quella l'intero quadro. Ma a dispetto di tutto, il lavoro era stato finito. La tavola portata in chiesa e incastrata nel muro. E da quel giorno il diavolo aveva giurato di vendicarsi del fabbro. Solo un'ultima notte gli era rimasta per scorazzare nel mondo, e in questa notte stava cercando come sfogare la sua collera sul fabbro. Ecco perché aveva deciso di rubare la luna, contando sul fatto che il vecchio Cub era pigro, non abituato a muoversi, e che dalla casa di lui a quella del diacono c'era una distanza non trascurabile. La strada girava dietro all'abitato, rasente i mulini, rasente il cimitero e tutto intorno ad un burrone. Col chiaro di luna per Cub, vodka allo zafferano e lo zozza bollita potevano ancora costituire un'attrattiva, ma con un buio così non sarebbe stato facile tirarlo giù dalla stufa e costringerlo a uscire di casa. In quanto al fabbro, che da un pezzo era in disaccordo con lui, non avrebbe avuto il coraggio di andare dalla figlia con lui presente. Perciò, quando il diavolo si mise in tasca la luna, per il mondo intero si fece di colpo una tale oscurità che non sarebbe stato facile a molti, non dico arrivare dal diacono, ma nemmeno trovare la strada dell'osteria. Vedete già da questo piccolo brano di che cosa stiamo parlando, quindi di un racconto già così vivace che ci porta già in una dimensione a cui soprattutto nella Russia del tempo non si è abituati. Il successo è immediato e diventa anche un libro che segna una grande novità nella letteratura, soprattutto russo. Nessuno aveva ancora raccontato storie così fantastiche, storie di villaggio in una lingua così vivace e sorprendente, e Pushkin lodò questa prima opera di Gogol con queste parole. La poesia è la vera allegria, sincera, disinvolta, priva di affettazione e rigidità. Un'opera così insolita nella nostra letteratura di oggi che dopo averla letta ancora non sono tornato in me. Ma Pietroburgo Gogol si era reso conto dell'importanza che hanno le amicizie. Verso la fine del 1830 o agli inizi del 31 gli si aprirono le porte di un salotto letterario allora molto in voga nella capitale, quella della Rossetti Smirnov, grande dama dell'epoca di cui lui divenne amico, e si guadagnò così il favore di alcuni scrittori dell'epoca. Quegli scrittori, soprattutto due, Somov e Delvig, che nel 1830 avevano fondato la Literaturnaya Gazeta, quella che diventerà la più autorevole rivista letteraria russa. E fu proprio uno di questi due che presentò il giovane Gogol a Zhukovsky, che era allora all'apice della fama, perché era istitutore del principe Alessandro, quindi del figlio dello zar, uno stato che gli conferiva ovviamente molta importanza. E quanto contasse la protezione di quest'uomo
sarà verificato dal fatto che il 9 febbraio del 1831 Gogol viene nominato, grazie ai buoni uffici appunto di Zhukovsky, insegnante all'Istituto Patriottico per le Fanciulle Nobili. Una sistemazione che gli dava un'indipendenza economica e una sicurezza appunto di un posto importante. E fu una vera fortuna per il giovane Gogol, soprattutto perché gli permetteva di abbandonare finalmente i ministeri, la burocrazia, i burocrati, che erano stati un'esperienza negativa, anche se scrive quasi confessandosi ad un amico: credo che a casa mia non siano granché soddisfatti, perché invece di un ministro sono diventato un maestro. Un viaggio che fa nel 1832 in Ucraina gli aveva risvegliato il suo amore per il teatro, spingendolo anche a fare qualche tentativo sul campo. Continuava però ad adulare quasi il suo protettore Zhukovsky, e in una lettera del 10 settembre del 1832, che accompagnava il primo volume delle Veglie, gli scrive: «Oh, con quale entusiasmo netterei la polvere delle vostre scarpe con i capelli della mia testa! Giacerei ai piedi di vostra eccellenza e raccoglierei con avido orecchio il dolcissimo nettare delle vostre labbra, approntato dagli dei medesimi, con uno sterminato numero di streghe, demoni e ogni sorta di ingredienti cari al cuor nostro. Quanto è sublime il vostro destino, o grandi artefici! Quale paradiso approntate ai veri cristiani, e quanto è orribile l'inferno apparecchiato ai pagani, ai rinnegati e a simile marmaglia! Essi non vi comprendono e non sanno pregare. Quando mi comunicherò io di questa fiaba divina?» Insomma, come adulazione non c'è male, ecco, insomma, si prostava ai piedi del suo grande protettore, e questa adulazione gli derivava un po' dai suoi modelli tedeschi, quei romantici tedeschi che esaltavano in modo quasi esagerato qualsiasi situazione. Anziché come gioco e divertimento, avevano infatti elevato la poesia quasi a preghiera, e se l'arte era preghiera, era quindi la via per la salvezza, era la scia da seguire perché i buoni andassero in paradiso, e quindi questo era anche ritornare in quello che era la sua missione nel mondo. Quindi la letteratura gli dava questa possibilità, si era convinto che l'arte, la sua arte, il suo dono era un dono di Dio, e quindi lui doveva mettersi all'opera per il bene degli uomini, anche se per servire Dio e per il bene degli uomini scelse una via che con l'arte non aveva granché a che fare. Lui era sicuro di possedere una grande preparazione, di essere in grado di scrivere delle opere fantastiche, si convinse di essere soprattutto un grande storico, e scrive agli amici: «Io porrò mano ad una storia dell'Ucraina e del sud della Russia in 4 grossi o 6 piccoli volumi. Credo che dirò cose non dette prima di me, una storia universale quale non ve n'è fino ad oggi, non solo in Russia, ma neppure in Europa, e poi una storia del Medioevo in 8 o 9 volumi, e una storia e geografia universali in 2 o 3 tomi». Non c'è male, doveva scrivere una massa incredibile, e non c'è male anche come modestia, no? Nel senso che è veramente convinto di essere, e questa alta responsabilità di cui si sentiva investito, di fare da mediatore tra Dio e gli uomini, la doveva ancora sempre a quei romantici tedeschi che nelle loro poesie si sentivano appunto il trait d'union tra il reale e l'irreale. E questo suo compito era un compito di grande importanza, che gli derivava dal fatto che doveva studiare la storia per poter dare agli uomini il senso della provvidenza divina, e quindi avrebbe additato lui
il destino della Russia, il destino voluto da Dio per la Santa Madre Russia, guidandola su quel cammino che era destinata a percorrere. Ma come prima aveva cercato in tutti i modi un seggio ministeriale, adesso per poter compiere la sua opera doveva cercare un seggio accademico, e visto che a Kiev si stava per aprire l'università, sperò lui, soprattutto ucraino, di poter essere chiamato a tanto ruolo, e incominciò a brigare, incominciò a scrivere agli amici, ai conoscenti, a tutti quelli che potevano aiutarli, perché gli si garantisse questo posto, e che gli garantiva anche il poter tornare a Kiev, dove sicuramente il clima era migliore e lui stava meglio. Al suo amico Pushkin gli chiese addirittura di perorare la sua causa presso il ministro dell'istruzione, e suggerisce a Pushkin di dire al ministro che se rifiuta gli rifiuta la cattedra si assume una grave responsabilità, perché a lui il clima di Pietroburgo è micidiale, gli è indispensabile andare al sud per la sua salute, quindi il ministro si fa carico anche della responsabilità dello stato di Gogol. Se vi capiterà di parlare con Uvarov, raccontategli che siete stato a casa mia e mi avete trovato mezzo morto, e ditegli che è assai facile che io tiri le cuoia una volta per tutte. E dettogli che è assai facile che io tiri le cuoia una volta per tutte, portate il discorso su un altro argomento, sulla stagione, per esempio. Quindi è deciso ad ottenere quello che vuoi. E intanto ha scritto anche a un altro amico, un noto storico e professore dell'Università di Mosca, e gli confessa che ha voglia di scrivere per il teatro, di scrivere una commedia, e gli è venuta già dall'estate un'idea, e vuole appunto cimentarsi in questo che per lui è un campo nuovo, ma che è anche quello a cui si sente più portato, e poi ha bisogno di denaro, e quindi quello scritto gli potrebbe dare qualcosa. Avevo già scritto perfino il titolo su di un grosso quaderno, il Vladimir di terza classe, ma ho visto che la penna andava a inciampare in cose che la censura non avrebbe permesso. Così non mi resta che ideare un soggetto arci innocente di cui non possa adontarsi nemmeno un questurino. Ma non riusciva ad andare avanti, non ce la faceva a scrivere quello che voleva. Lui è il primo autocensore di se stesso. La censura in Russia, ovviamente anche ai tempi dello zar, ha mille occhi, mille sospetti. Chi scrive è sempre nel timore di aver infranto o di aver fatto qualcosa che non va, e alla fine tutto il suo entusiasmo diventa, come ci abituerà proprio tutta la sua vicenda, si tramuta in un grande sconforto, e scrive: quale anno terribile per me, Dio, quante crisi. Comprendi questo sentimento tremendo, essere scontenti di sé? Ai miei piedi rumoreggia come acqua il mio passato, sopra, attraverso la caligine, splende il misterioso futuro. Io ti supplico, o mio genio, o non celarti a me, arcano imperscrutabile 1834, dov'è che io ti distinguerò con grandi opere? Tra questo acervo di case ammucchiate l'una a ridosso dell'altra, tra queste vie fragorose di febbrile mercantilismo, tra questo informe groviglio di mode, parate, impiegate, orribili notti nordiche, splendore e bassa piattezza, o nella mia bellissima antica Kiev, terra promessa. Io non so come chiamarti, o mio genio. Insomma, soffre, vuole tornarsene a Kiev, non può che aspettare questo incarico. Ormai sa che non potrà essere un burocrate ministeriale, ha combattuto tutte le sue aspirazioni, è convinto che dovrà fare lo scrittore, e magari per destare le coscienze potrà usare il riso, la satira.
Mi ero accorto che nelle mie opere avevo riso gratuitamente, senza un perché. Quando si ha da ridere, val meglio ridere forte di quel che merita che tutti ridano. Ma nonostante i suoi sforzi, insomma, questa benedetta cattedra all'Università di Kiev non riesce ad ottenerlo e si rassegna un incarico da precario come professore aggiunto presso la cattedra di storia universale dell'Università di San Pietroburgo. A Pietroburgo, quindi, non a Kiev, e facendo buon viso a cattiva sorte, scrive: Che spazzatura hanno racimolato nella vostra università di Kiev. Anch'io in un primo tempo avevo posto mente a Kiev, ma per fortuna non mi sono trovato d'accordo. Dipenderà da me crearmi un nome che mi renda più accetto e non mi faccia considerare un meschino querelante uso ad arrampicarsi ad un posto attraverso lunghe anticamere e vestiboli. Il suo interesse per la storia lo portava proprio a raccogliere appunti per le sue lezioni, e intanto stava scrivendo un racconto storico abbastanza celebre dal titolo Taras Bulba. Voleva dimostrare di poter scrivere qualcosa anche di più impegnativo, e non gli era però così congeniale l'insegnamento. Non sapeva parlare così bene in pubblico, era timido, si sentiva in soggezione quando doveva interrogare le allieve, e le sue lezioni erano definite noiose, pedanti, e non gradiva alla fin fine questo suo incarico, e così decide di punto in bianco di dare le dimissioni anche da insegnante e scrive ad un amico: Ho voltato le spalle all'università. Ignorato, sono salito sulla cattedra e ignorato ne discendo. ormai ha dimenticato le umiliazioni che avevano accompagnato il suo arrivo a Pietroburgo, gli insuccessi letterari, e ora, che ha 26 anni, è uno scrittore abbastanza conosciuto proprio per quelle veglie presso la fattoria di Dikanka, che lo hanno fatto un po' scoprire per qualche racconto pubblicato su qualche rivista. E nel gennaio del 1835 alcuni di questi racconti vengono riuniti in una raccolta dal titolo Arabeschi. Arabeschi riunisce tre racconti e qualche saggio critico. I racconti sono ormai celeberrimi: uno è La prospettiva Nevsky, l'altro è Il diario di un pazzo, e poi c'è Il ritratto nella prima versione. E questi, insieme ad altri, saranno poi pubblicati successivamente, addirittura dopo la sua morte, e sono più noti anche qua da noi come I racconti di Pietroburgo. Le tre storie di Arabeschi sono i primi racconti di ambiente cittadino. Non ci ritroviamo più tra i contadini ucraini, ma ci ritroviamo proprio in città, in quella San Pietroburgo che ama e odia allo stesso tempo, la città piena di ambiguità, di apparenze pompose, di realtà anche disperate. E i piccoli impiegatucci pietroburghesi si scontrano con una macchina burocratica che li stritola, la burocrazia, il grado cui tutto deve essere sacrificato e a cui tutto dipende. Felicità, salute, ricchezza di ogni uomo. L'unico modo per sottrarsi a questo gioco intollerabile è, di fatto, l'unica via d'uscita è la morte, come nel racconto Il ritratto, la follia, come in Diario di un pazzo, e solo così si può rivendicare il proprio diritto di essere umano. La prospettiva Nevsky è la strada principale di Pietroburgo. Se siete stati a San Pietroburgo anche recentemente, è impossibile non andarci. È quella che segue il corso del fiume Neva e è fiancheggiata da palazzi imponenti, la maggior parte opera di architetti italiani. È lunga 4 chilometri e mezzo, e parte proprio dalla piazza del famoso Palazzo d'Inverno a quella del monastero
di Alessandro Nevsky, il principe di Novgorod, che aveva vinto nel 1240 l'esercito svedese e che quindi aveva fatto alta la gloria della Russia. E la prospettiva è proprio una vena giugulare nella città. È il vero cuore pulsante di San Pietroburgo e da qui partono paralleli tutti gli altri rivoli che creano il tessuto urbano. In questa città il racconto ci descrive due protagonisti, un pittore, Piskalev, e un tenente, Pirogov. Questi due bei giovinotti sfaccendati si aggirano di notte sulla prospettiva Nevsky e inseguono fanciulle che si nascondono sotto i loro cappellini timidamente. Uno, l'artista, incappa in una prostituta che lui scambia per una creatura celestiale e decide di riscattarla dalla sua misera vita. L'altro, invece, il tenente, un po' attaccabrighe, si invaghisce della moglie fedele di un tedesco ubriacone. E sarà una partita contro le rispettive illusioni, il sogno dell'amore puro, il mito, del fascino e del potere, destinati però a infrangersi come ogni grande illusione verso il muro che questa città quasi anonima fa schiantare ogni esperienza, perché la città è il mondo delle apparenze, tutto quello che appare non è realtà. Curioso mondo è il nostro, pensavo l'altro ieri camminando per la prospettiva Nevsky e riandando con la memoria a questi due avvenimenti. In che strano e incomprensibile modo gioca il nostro destino? Riceviamo mai ciò che desideriamo? Raggiungiamo ciò a cui sembrano preparate apposta le nostre forze? Tutto va al contrario. A uno il destino ha dato degli stupendi cavalli e li usa per andarsene indifferente in carrozza, senza accorgersi affatto della loro bellezza, mentre un altro, il cui cuore arde di passione equina, va a piedi e si accontenta di far schioccare la lingua quando gli passa accanto un trottatore. Quello ha un ottimo cuoco, ma purtroppo ha una bocca così piccola che non può mandar giù più di un paio di bocconcini. L'altro ha la bocca grande come l'arcata dello Stato Maggiore, eppure deve accontentarsi di un qualsiasi pranzo tedesco a base di patate. Come gioca stranamente il nostro destino. Ma più strani di tutti sono gli avvenimenti che si svolgono sulla prospettiva Nevsky. Oh, non credete alla prospettiva Nevsky. Quando l'attraverso, sempre io mi avvolgo quanto più posso nel mio mantello e cerco di non guardare affatto gli oggetti che mi cadono sotto gli occhi. Tutto è inganno, tutto è sogno, nulla è ciò che sembra. Credete che quel signore che passeggia con un soprabito d'ottima fattura sia molto ricco? Neanche per sogno. Tutti i suoi averi consistono in quel soprabito. Vi immaginate che quei due grassoni che si sono fermati davanti a quella chiesa in costruzione stiano ragionando della sua architettura? Niente affatto. Parlano di quelle due cornacchie che si sono posate in modo così curioso l'una di fronte all'altra. Credete che quel tipo agitato che muove le braccia stia parlando di come sua moglie ha buttato dalla finestra una pallina su un ufficiale che lui non conosce affatto? Neanche per sogno. Sta dimostrando in che cosa consistesse il principale errore di Lafayette. Credete che quelle signore... No, alle signore credeteci meno che a ogni altro. Guardate le vetrine dei negozi. I ninnoli che vi sono esposti sono magnifici, ma puzzano di una terribile quantità di biglietti di banca. E Dio vi guardi dallo sbirciare sotto i cappellini delle signore. Sventoli pure in lontananza il mantello di una bella donna. A nessun costo io la seguirò per curiosare. Lontano, per amor di Dio, lontano dal lampione. E se ci passate vicino, fatelo in fretta, più in fretta possibile. È già una fortuna se non lascerà gocciolare del grasso maleodorante sul vostro elegante soprabito. Ma, lampione a parte, tutto alita inganno. Mente ad ogni ora questa prospettiva Nevsky, ma più che mai quando la notte cala sopra di essa come una mansa densa e fa spiccare i muri bianchi e giallastri delle case.
quando l'intera città si trasforma in un solo tuono e lampo, miriadi di carrozze rotolano giù dai ponti, i postiglioni gridano e sobbalzano sui cavalli, ed un demone in persona accende le lampade solo per mostrare ogni cosa sotto un aspetto che non è il suo. Vedete appunto come tutto apparenza, tutto è falsità, la grande città, questa è una tematica che poi nel Novecento avrà mille rivoli e mille interpretazioni, ma lui appunto già in questa descrizione di questo cuore pulsante della città vede tutta la falsità del mondo che lo circonda. E lui immaginava però la Russia come una troica che procede di gran carriera nella leva, nella neve, facendo sprizzare scintille mentre il mondo intero sta a guardare. E San Pietroburgo è una città in cui c'è inganno in ogni cosa, tutto è diverso dalle apparenze, e il diavolo, sì, ancora il diavolo, accende lui di persona i lampioni per fare apparire le cose in un modo diverso da quello che sono. Nell'altro racconto, il diario di un pazzo, si fa una specie di viaggio nella malattia mentale, un viaggio nella schizofrenia di un povero impiegato la cui ambizione frustrata porterà addirittura a uscire di senno. Il protagonista del racconto è infatti un consigliere, Aleksandr Ivanovich Propishin, di 42 anni, che ha come impiego quello di temperare le penne d'oca del direttore del suo dipartimento, e ha però la sventura di essersi innamorate follemente della figlia del direttore. Il divario sociale rende fin da subito impossibile questo amore. Lui spia le mosse della ragazza leggendo la corrispondenza della cagnetta, Maggie, che scrive assurdamente al cane Fidel. La mente di Propishin sprofonda così nel delirio, e quando viene a sapere che la bella sposerà un gentiluomo di camera, lui si convincerà di essere Ferdinando VIII, re di Spagna. E l'aggravarsi progressivo del suo stato mentale lo porterà poi al ricovero in manicomio, ma lui crederà che il manicomio sia la corte di Madrid, e lui, essendo il re di Spagna, è arrivato finalmente al Palazzo Reale, e il racconto ci porta gradualmente verso questa follia in cui lui arriva quasi a diventare un bimbo con le sue fantasie. È quasi un monologo surrealista, che anticipa già tante cose di Ionesco o di altri autori del genere, e è un monologo che divide in due parti. C'è una prima parte in cui il pazzo non è ancora pienamente pazzo, è certo disturbato, ha delle allucinazioni persecutorie, ma vive la sua misera vita di impiegato statale in un continuo sottomettersi ai voleri del superiore. È una specie di moderno Fantozzi. Del resto, ai tempi appunto, Fantozzi, per dichiarazione proprio sua, dell'autore, era stato ispirato da questo racconto di Gogol, e quindi, voglio dire, si ritorna sempre alle origini. E queste squallide avventure di questo Travet, che è ucciso dalla macchina della burocrazia, si chiudono poi in questa seconda parte in cui appunto lui è il protagonista assoluto, e è già in una fase completamente irreale, appunto dichiarandosi re di Spagna. Una storia tragica e comica assieme, questa satira umoristica che sarà appunto la cifra di tanti scritti di Gogol. Del resto, il matto, the fool, è un tipo letterario che ha da sempre un grande successo, arriva da molto lontano.
l'immagine del matto ci fa ricordare l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam Ariosto, quando appunto perde il senno e va a cercarlo addirittura sulla luna. Shakespeare, Cervantes con il suo Don Chisciotte è l'immagine della follia. La follia, del resto, era una vera e propria piaga sociale. La burocrazia, la mediocrità stritolavano i poveretti che si sentivano senza via d'uscita, e l'unica via d'uscita era o la morte, il suicidio o la pazzia. Del resto, comincia proprio qui in Gogol l'idea che la letteratura deve parlare dei miserabili, dei mediocri, piuttosto che degli eroi, dei grandi e dei signori. Chi legge gode delle sconfitte altrui proprio perché così non pensa alle proprie, e quindi trasferisce sull'altro quello che è la miseria di ogni vita. E chiaramente anche qui l'Ottocento poi sui miserabili farà una grande apoteosi, no? Hugo ancora con Les Misérables, ma ovviamente quanti altri scritti, Dickens con tutte le sue opere maggiori, descriverà proprio questo aspetto della società che fino allora è rimasto quasi in disparte, tornerà e arriverà proprio pienamente sul palco. E il terzo racconto invece è un racconto molto più intimista, molto più riflessivo, è il ritratto, e parla qui di un pittore che compra per pochi soldi un quadro, un quadro che raffigura un personaggio che ha però una potenza espressiva notevole. E quel ritratto però nasconde anche un tesoro, perché nascosto nella cornice c'è un vero tesoro, ci sono molti soldi, ma questo tesoro è anche una maledizione che non è di Tutankhamon, ma è del ritratto. Chi fissa gli occhi demoniaci di quel ritratto non può sottrarsi a questa smania del successo, dell'avidità del denaro, che lo porta però all'angoscia e alla morte. Il pittore trova questi soldi nella cornice e decide quindi con quelli di aprire un suo studio, diventa il pittore più importante della città, asseconda i gusti dei suoi committenti, ma assecondando appunto i gusti di chi lo paga per avere il ritratto migliore, in un certo qual senso tradisce la sua vena, il suo talento, e decide quindi che questo successo offusca il suo merito in quanto pittore, e decide di distruggere tutte le sue opere. Anche qui c'è sempre questa furia iconoclasta, che poi sarà propriamente anche di Gogol, e distrugge alla fine tutte le sue opere e muore impazzito. È la maledizione diabolica di quel ritratto, che è la dissoluzione dell'artista, è l'artista che quando tradisce la sua vena non può che impazzire. E chiaramente il personaggio con quello sguardo acuto del ritratto è ancora una volta il diavolo che ha messo di suo. Il dipinto infatti è un dipinto diabolico. E il racconto è una riflessione, ancora una volta, sul potere e il dovere dell'arte. Il fatto che essere artista vuol dire essere anche un essere superiore, e ci fa capire quanti hanno attinto poi dalle stesse tematiche. Qui vengono in mente alcuni racconti di Edgar Allan Poe, che scrisse molto anche di questo fantastico. E qui c'è questo riso tra le lacrime, che sarà appunto un aspetto tipico della scrittura gogoliana, in cui umorismo, grottesco e ironia si mescolano sapientemente.
E nonostante la grandezza di questi racconti, allora Arabeschi non venne accolto così bene dalla critica, e anzi, le autorità universitarie lo bollarono come scritti del tutto inutili. Saranno invece quelli successivamente stampati nella raccolta Mirgorod, nel marzo del 35, che avranno invece più successo e porteranno appunto Gogol ad essere stimato nella società letteraria dell'epoca. Mirgorod è il nome di una cittadina anche questa ucraina, e l'unico legame che questi quattro racconti hanno tra di loro è proprio perché sono ambientati in quella città. Gogol detestava San Pietroburgo, che, come abbiamo detto, vedeva come una città inumana, glaciale, e ogni due per tre aveva la nostalgia della sua terra. E in questi quattro racconti lui dà ancora un po', segue il filone che aveva così ben articolato nelle veglie presso di Danca. E qui c'è l'uomo che ritorna alla spiritualità primordiale e nella vita tranquilla della campagna riscopre se stesso. Il racconto più celebre, che poi diventerà un romanzo a se stesso, un romanzo breve a se stesso, è Taras Bulba, dove affiora un po' questa sua vena storica, che però del resto non porterà tanto lontano, perché smetterà di fare lo storico per scrivere più con la sua vena. La raccolta Mirgorod in qualche modo chiude questa prima fase della vita di Gogol, di questa sua fase alla ricerca del successo, di una strada che non necessariamente è quella letteraria, ma prelude anche alla sua stagione migliore, quella di cui parleremo la prossima volta, quella della maturità, quella che lo porterà, diciamo, a diventare una stella importante nel firmamento della letteratura. Finiamo qua questa sera, spero di non avervi annoiato più di quel tanto. Se avete qualche domanda, nei limiti del possibile, vi posso rispondere, altrimenti ci vediamo lunedì prossimo per continuare il nostro racconto su Gogol. Grazie ancora.